Con la suggestiva cerimonia dell'accensione del tripode della pace è entrato nel vivo ieri il 75° mandorlo in fiore. Le fiaccole hanno illuminato il Tempio della Concordia per lanciare un forte messaggio di pace e di fratellanza tra i popoli in un momento storico segnato da grandi conflitti mondiali. I gruppi hanno sfilato attraversando il Decumano, partendo come sempre dall'area vicina al Museo Archeologico Pietro Griffo, lungo il quartiere ellenistico romano. Uno spettacolo nello spettacolo, fatto di armonia, danza, musica e colori, in un paesaggio di rara bellezza qual è la Valle dei Templi. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità cittadine con in testa il prefetto Maria Rita Cocciufa e il sindaco Franco Micichè. Ieri si è svolto anche il secondo spettacolo condotto da Giuseppe Moscato del 20° Festival I Bambini del Mondo con le scuole della città. La società Dante Alighieri, comitato di Agrigento, ha programmato il concorso Italia, immagini e pensieri tra i vari gruppi partecipanti e domani nella sala Zeus del Museo San Nicola verrà consegnata una targa dalla presidente Enza Ierna. Ieri sera il galà Patrimoni e Tradizioni ha registrato il tutto esaurito. È un mix eccezionale, la location non ha bisogno di presentazioni, ma anche questo gesto simbolico in tempi così difficili è veramente, credo, un momento importante per una città che ha questa bellissima tradizione, che è quella del mandorlo in fiore, che fa incontrare popoli, gruppi che provengono da tutto il mondo. È veramente, io dico, anche un'occasione splendida, intanto anche per conoscere il folklore, le tradizioni di questi popoli, ma poi vederli tutti qui, incontrarsi qui in questo luogo magico, con questo gesto simbolico che penso che sia oggi più che mai importante. È chiaro che nessuno di noi ha in mano le sorti del mondo in questo momento, sono ben altre persone ad averle, però io credo che sia importante lanciare anche questi messaggi di distensione, di pace. La gente, i popoli vogliono vivere in pace, condividere anche le emozioni e i momenti come questi.